his name 5 times, he's supposed to come. That's how we get you. You guys don't really believe that, do you? Stephen King lo ha definito il futuro dell'horror. You brought me here. And only God can save us. Personaggi inquietanti affiorano dalle pieghe della sua infinita immaginazione. We thought we'd lost you. So sweet of you to come back. How can it send us back, child? We're already here. And so are you. Nell'horror ha un grande talento visionario. Taste the darkness no more. It's been waiting for you. Parliamo dell'autore, produttore e regista Clive Barker, che nella sua carriera ha spaventato a morte Hollywood. Clive Barker merita già un posto nella storia del cinema horror. I suoi popolari romanzi e le sue terrificanti sequenze cinematografiche hanno ormai raggiunto un pubblico vastissimo. A noi piacciono le creature malvagie. Amiamo la compagnia di Hannibal Lecter. Amiamo la compagnia di Freddy Krueger. Ci divertiamo in compagnia di Pinhead nel film Hellraiser o Candyman. C'è qualcosa di speciale nello stare insieme a degli uomini che hanno compiuto atti così mostruosi. Qualcosa che troviamo in qualche modo rassicurante. È come se sentissimo che avere a che fare con loro nei film ci permetterebbe di affrontarli anche nella vita reale. Dopo un paio di cortometraggi in bianco e nero negli anni 70, questo re dell'horror nato a Liverpool ha raggiunto il successo nel 1987 con Hellraiser, tuttora considerato uno dei migliori film di questo genere degli ultimi 20 anni. La coppia trasloca in una casa occupata da un uomo trasformatosi in una bestia. Questi vorrà cibarsi del sangue di un vagabondo. It opens doors. Hellraiser è un thriller a basso costo in cui Barker ha creato una miscela soprannaturale che lo ha reso unico nel suo genere. Poi ha prodotto Hellraiser 2, Prigionieri dell'Inferno. Oltre ad essere produttore esecutivo, sono anche autore del copione di Hellraiser 2. Questo mi ha coinvolto profondamente nella realizzazione del film. Il grande coinvolgimento creativo che ho avuto mi ha dato la sensazione che il film avesse lo stesso sapore del primo. Curse me. We thought we'd lost you. So sweet of you to come back. How can it send us back, child? We're already here. And so are you. Io volevo che la mitologia di base della scatola a incastro e tutto il materiale ad essa collegato venisse reinterpretato da Tony in modo utile. Questo avrebbe permesso di mantenere vive le idee, di renderle sempre fresche. Demons aren't real. They're parables, metaphors. In Hellraiser 2 le immagini macabre assumono una nuova dimensione. Abbiamo seguito Kirsty all'inferno, nei segreti della scatola, per scoprire cosa sono i cenobiti o supplizianti, a cosa serve la scatola. Cosa è l'inferno, così come viene interpretato nel primo film. Lo spirito del primo film era essenzialmente intimo. Era un film che parlava di una casa abitata dai fantasmi. Il secondo invece si allontana molto da questa cifra stilistica e alla fine diventa una cosa completamente diversa. They changed the rules of the fairy tale. I'm no longer just the wicked stepmother. Now I'm the evil queen. Io non credo che tutti i pezzi della mitologia fantastica debbano essere completamente chiari. Quindi penso che nel secondo film si debba rispondere ad alcune domande rimaste aperte alla fine del primo film. Io spero che questo possa aprire un ventaglio di nuove possibilità per ulteriori esplorazioni future. C'era una certa quantità di sangue nel primo film e penso che ce ne sarà altrettanta anche nel secondo. Non si può fare una frittata senza rompere le uova, quindi non si può fare un film dell'orrore senza rompere qualche testa. Oh,
play. Wait. No more deals, Kirsty. It's your flesh we want to experience, not your skill at bargaining. Dopo il successo di Prigionieri dell'Inferno, Barker era pronto a passare il testimone di Hellraiser. Gli altri film della serie sarebbero stati affidati ad altri, mentre lui pensava a una nuova leggenda intitolata Candyman. It's just down the road at the edge of town. You know you shouldn't go there, especially after dark. Nel 90, Barker scrisse e diresse un film basato sul suo romanzo Cabal, ormai divenuto un classico della letteratura horror. Two days ago, the police brought me some photographs. They wanted to know if any of my patients was capable of doing what's in those photographs. I'm going to show them to you. Why? Because when you talked about murder on the tapes, I assumed it was just hallucination. That's what I assumed. What you described on those tapes, Aaron, was very detailed, very specific. Houses, faces. These houses, these faces. I don't remember. Un uomo scambiato per un assassino viene ucciso davanti ai cancelli di una strana palude chiamata Midian, all'apparenza abitata da mostri feroci. Boone, it's gonna be okay. They know everything now. I've explained everything to them. They're not gonna hurt you. I didn't do it. I didn't hurt anyone. Of course you didn't. Can you believe me? I believe you. He's got a gun! Where's the gun? He reached into his jacket. Dopo un misterioso ritorno dal mondo dei morti, egli scopre che i mostri della leggenda sono diventati reali. Il film è basato su un mio romanzo di qualche anno fa, intitolato Cabal, pubblicato nel 1989. È un romanzo a cui sono molto affezionato, ma solo dopo averlo terminato ho capito che sarebbe stato adatto ad una trasposizione cinematografica. La sua struttura narrativa, inoltre, mi ha permesso, anche in termini economici, di produrlo personalmente. Clive Barker è una persona molto carina e gentile. Quello che può avere in testa, intendo ciò che scaturisce dalla sua fantasia, è un'altra cosa. Lui come persona è molto gentile e anche estremamente divertente. Insieme abbiamo fatto tante risate sul set. Sono sicuro che lui ha anche molte fotografie di quei momenti. Abbiamo riso in modo esagerato sul set perché è bello condividere lo stesso senso dell'umorismo. È un genere di umorismo che nasce solo se si è dotati di una grande ironia, forse anche un po' disgustoso, ma incredibilmente divertente. È il regista con meno paure con cui abbia mai lavorato in tutta la mia carriera. È molto disponibile ad ascoltare le idee degli altri e non ha problemi a cambiare le sue. C'era una scena in cui non riuscivo a capire un dialogo e lui mi disse: «Bene, perché non vai nella tua stanza e lo riscrivi?» E lo diceva seriamente, voleva che lo riscrivessi meglio. Questa è una cosa che non succede mai. Era sempre a disposizione degli altri, degli scrittori, degli scenografi, e riusciva ad ascoltare tutti. Non aveva bisogno di comandare, voleva soltanto usare le idee migliori. Ecco perché il film è venuto così bene. Barker ha affidato al regista David Cronenberg, famoso per film come The Fly e Inseparabili, il ruolo di uno psicologo psicopatico, una parte tagliata perfettamente su di lui. Ok, Decker, what do you got? I found Boone. Somebody stole a corpse, brought it down here. There is no corpse. He's not dead. He was shot. I'm full of bullets. I saw it. I saw it too.
But he's alive. He's killed again. In Sheerneck? No. No, up in Midian. Gentlemen. Captain Eigerman. Inspector Joyce, Calgary Police Department. This is Dr. Decker. And this is Sheerneck. Midian is my jurisdiction. Who was my prisoner? We can work together. No, we can't. I'll bring him in myself. But he's not alone anymore. I've heard that talk. Nuthouse talk. What talk? Midian. Something's breeding there. Avevo la sensazione che sul set Clive avrebbe avuto un atteggiamento simile a quello che ho io quando dirigo i miei film. Questo avrebbe significato stare in un posto piacevole, lavorare in un clima disteso. Ed è stato davvero così. Clive è molto naturale sul set ed è per questo che recitare con lui il mio primo ruolo da protagonista è stata un'esperienza molto, molto gradevole. Come persona, David Cronenberg, che qui appare in un'intervista sul film, mi ha colpito molto perché è stato assolutamente perfetto nel ruolo dell'analista psicopatico. È intelligente, spiritoso e estremamente acuto. Nonostante i suoi film siano così viscerali, dark e spesso rivoltanti, il suo dottor Decker possiede le qualità che lui possiede anche nella vita. Don't be frightened. Pick her up. Okay, hold still. Come on. Come on. No, it's okay. It's all right. Hurry, please. Bring her. Please bring her to me. Nel 1992 Clive Barker scrisse un classico racconto horror sul serial killer Candyman. Sorry. I ran out of film, I've gotta go back. No way. You can't believe no way, Helen, we're out of here. Hey, what y'all doing in there? We're just leaving. Virginia Madsen interpreta una donna che ha deciso di sfatare il mito di Candyman, un serial killer che si suppone appaia quando si pronuncia 5 volte il suo nome davanti allo specchio. A un certo punto la donna realizza che quella leggenda potrebbe essere vera. But this was just the beginning of his ordeal. Nearby there was an apiary. Dozens of hives filled with hungry bees. They smashed the hives and stole the honeycomb. Smeared it over his prone, naked body. Candyman was stung to death by the bees. Questo film ha sbancato i botteghini divenendo un cult. Successivamente ne è stato fatto un sequel nel 1997. What do you want from me? There's a life that grows inside you now. A daughter. You cannot change. Una parte del fascino di Candyman risiede nel fatto che in realtà è un mostro abbastanza triste. È un mostro pieno di desideri, un mostro pieno di poesia che parla di... Beh, non sbuca all'improvviso alle spalle delle sue vittime per sventrarle. Lui le seduce e la seduzione che adotta è quella di far penetrare le persone all'interno di un mondo mitologico. Lo stesso mondo che affascina tutti noi, perché è quello che avvolge le leggende urbane. Nel secondo film, Candyman si sposta a New Orleans con l'intenzione di uccidere un insegnante il cui padre è stato vittima del feroce killer. Nel 1999 il Candyman di Barker ha avuto, grazie ai suoi eredi, un ancor più terrificante sequel, Candyman, il giorno della morte. Ma nel frattempo Barker aveva già inventato un altro agghiacciante maniaco, il signore delle illusioni. How
Il diavolo è strano, il diavolo è oscuro e imprevedibile, ma dovete crederci perché lo avete davanti agli occhi. Harry Damore, who describes himself as a private detective, has been linked with occult activities on several occasions. We regard Damore as a highly dubious character, quoted one source. It's nice, Harry. Nel 1995 Clive Barker scrisse e diresse un film da brivido sul mondo misterioso della magia, Il Signore delle Illusioni. Remember Quaid? Sure. I think they killed him. Oh God. I just saw him. I'm putting in a new illusion tonight. Something special. I want you to be there, will you? Of course. Scott Bakula interpreta un detective specializzato nel soprannaturale. Quando comincia a indagare sull'omicidio di un famoso illusionista, scopre che la sua morte è collegata al culto di una setta che vuole resuscitare il suo inquietante leader. Il Signore delle Illusioni è una sorta di incrocio fra Chinatown e L'Esorcista. E in effetti c'è un richiamo ad entrambi i film. Sono ovviamente due pellicole che ammiro e amo in modo particolare, ma che in più possiedono alcuni elementi che hanno lo scopo di spaventare a morte il pubblico. Quando l'ho incontrato per parlare del film e mi ha detto che sarebbe stata a metà strada fra Chinatown e L'Esorcista, gli ho detto, beh, questi film mi piacciono tutti e due, quindi facciamolo. Sapevo chi avevo di fronte, che tipo di lavori aveva fatto in passato ed ero entusiasta del fatto che fossero scritti così bene. I suoi personaggi sono bellissimi e lui è sempre riuscito a far convivere mondi molto diversi fra loro. Dorothea, stay there. Ho sempre detto che l'horror, sia nel cinema che nella narrativa, è uno dei pochi generi che ci consentono di parlare ancora come teologi, in cui è possibile usare il vocabolario del pulpito senza provare imbarazzo. Il Signore delle Illusioni ha contribuito a incrementare la fama di Barker e gli ha consentito di vincere il premio per il miglior film all'International Horror Guild. Clive Barker si è così definitivamente affermato come maestro del macabro. What do you mean, all of us? A lot of people believed in Nix. They haven't forgotten his promise. About? Death. What about death? It's an illusion. Ray's body was torn apart by something powerful. Non abbiamo ancora visto l'ultimo Clive Barker. Continua a pubblicare romanzi e racconti brevi, ma di certo ha in cantiere altri raggelanti progetti cinematografici. Peek-a-boo. I see you. You know how hard this place is to find. In questo momento Barker sta lavorando al fianco di Todd McFarlane, il creatore di fumetti, per fare un film basato sul racconto Anime torturate. Per Clive Barker, l'uomo che Stephen King ha definito il futuro dell'horror, il futuro è adesso e le anime torturate sono i fan che continuano a spaventare con tanta maestria nella stanza del brivido o nei vostri peggiori incubi.